Radio Radicale, siamo con l'onorevole Sara Chelani di Fratelli d'Italia per commentare la decisione del Tribunale di Bologna, immagino sezione immigrazione, che ha deciso di rinviare il decreto Paese sicuro, sicuri, Paese sicuri alla Corte di Giustizia europea. È un nuovo capitolo di questa storia infinita che riguarda il contrastato centro per migranti in Albania. Allora, adesso che cosa succede? L'iter del provvedimento va avanti, insomma, ogni giorno c'è un ostacolo. Guardi, l'iter del provvedimento va avanti naturalmente, vedremo quale sarà l'interpretazione della Corte di Giustizia europea rispetto a quello che è un atto normativo degli Stati, che la stessa normativa europea e direi anche l'ultima sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 ottobre ha già detto essere una prerogativa appannaggio degli Stati, ossia sono gli Stati membri che decidono quali sono i paesi sicuri e quali sono i paesi che non possono essere definibili sicuri. Ma questo è un tema molto banale, nel senso che è del tutto evidente che un governo, quando decide di stilare la lista dei paesi sicuri, innanzitutto voglio ricordare che questo si basa anche questo sulla scorta di normative europee. I parametri sono dettati dalla legge e intervengono e concorrono nella decisione che il governo assume rispetto a quello che è un paese sicuro o meno, tutta una serie di organizzazioni sovranazionali, di informative che derivano da una serie di soggetti preposti a fornire questo tipo di informazioni. E il livello di sicurezza è un livello di sicurezza che, come dicevo, deriva da una serie di indicatori e deve essere misurato sulla base del livello medio di sicurezza su tutto il territorio nazionale. Io vorrei essere chiara anche su un punto. Non esiste alcun paese indicato all'interno del decreto Paesi sicuri che è indicato come sicuro solo parzialmente, sono tutti integralmente dichiarati sicuri. Quindi questo è già un tema che secondo me dovrebbe essere attenzionato perché sostanzialmente da quello che sono riuscita ad intravedere, perché non ho avuto ancora modo di vedere il provvedimento di rimessione naturalmente del giudice del Tribunale di Bologna, parlerebbero di porzioni di territorio di paesi come Egitto e Bangladesh che non possono essere considerate sicure. Noi li consideriamo integralmente sicuri sulla base, come le dicevo, di una serie di indicatori, su una serie di informazioni che vengono fornite da tutti gli organismi preposti, dopodiché si stila questa lista. E non è possibile Non che c'è una questa. lista europea, non c'è Non una esiste una lista lista europea, europea, ok? ma sono gli stati membri Umbria. che decidono quali possono essere individuati paesi sicuri e quali no. Attualmente lo dice anche la normativa europea. Vorrei aggiungere anche un tema, che attualmente la direttiva europea dice che non possono essere indicati paesi sicuri solo parzialmente. Sgombero il campo subito da ogni tipo di equivoco. Non è il nostro caso, perché noi non individuiamo nessun paese per porzioni di territorio, ok? Ma quando anche fosse, cosa che non è, precedentemente le direttive europee stabilivano la possibilità di indicare luoghi da estrapolare dal contesto di paesi sicuri. Dopodiché è intervenuta una nuova direttiva che invece ha impedito questo tipo di identificazione, ossia l'individuazione parziale di un territorio rispetto alla sua interezza, ma è stato approvato nel 2024 un ulteriore regolamento agganciato a quello che è il patto per la migrazione e l'asilo, che teoricamente dovrebbe entrare in vigore nel 2026, ma potrebbe anche, insomma, essere anticipata la sua entrata in vigore, che invece reintroduce la possibilità di individuare i paesi sicuri solo parzialmente. Non è il caso dell'Italia, che comunque individua ben 19 paesi all'interno del nuovo decreto, trasfondendo all'interno del decreto legge quello che già era stato previsto all'interno del decreto interministeriale. Vedremo che cosa ci dirà la Corte di Giustizia rispetto a quella che è veramente una prerogativa degli Stati. Perché guardi, le dico, si tratta anche di questioni di diritto internazionale. Io ho letto una frase scioccante, l'ho letta da mezzi di stampa, non ho letto l'ordinanza, torno a ripeterle, ma avrebbero detto i giudici di Bologna, allora anche la Germania nazista poteva essere indicato un paese sicuro parzialmente, no? Ecco, io trovo che sia molto grave fare questa affermazione quando poi si tratta di paesi, ad esempio, come l'Egitto, con cui noi abbiamo rapporti di ottimo vicinato, diciamo, seppur divisi dal Mar Mediterraneo, una storia, insomma, di comunanza di interessi, una storia di
anche collaborazione, una storia diplomatica molto importante. L'Egitto è un paese cuscinetto fondamentale nella stabilità del Medio Oriente, è un paese in cui molte delle aziende italiane investono, con cui abbiamo una bilancia commerciale florida e in cui vanno in vacanza moltissimi nostri concittadini. Ecco, Questa cosa è stata oggetto di una grossa polemica. ma sarà anche oggetto di polemica, però guardi, le dico, andare a toccare i rapporti internazionali tra paesi in maniera così dura, a gamba tesa, senza avere le informazioni adeguate per poter definire quale sia un paese sicuro e quale no, e fare questi paragoni azzardatissimi, io ritengo che sia estremamente pericoloso. Cioè, la responsabilità di tenere i rapporti internazionali non è della magistratura, è del governo. Certo, separazione di. Le volevo chiedere questo. Molti dell'opposizione vi stanno attaccando in questi giorni perché dicono il decreto ovviamente è entrato in vigore, però loro non stanno portando migranti. Cosa aspettano a farlo se hanno realmente ragione? Ma guardi, non è che stiamo aspettando qualcosa, Forse la conversione del stiamo decreto. aspettando semplicemente che sia il momento adatto. Cioè, abbiamo dovuto, a causa di alcune ordinanze, anzi alcuni decreti, perché per la precisione quelli del Tribunale di Roma, quelli che si adottano in questi casi di Sono decreti, mancato, non sono sì, sono ordinanze. decreti, non sono né Ok. sentenze né ordinanze, sono decreti di non convalida del trattenimento del migrante presso un centro di trattenimento, per poi provvedere all'espulsione con le procedure Ma lì accelerate di c'è frontiera. l'extraterritorialità? In Albania In la quella, in quel centro? giurisdizione è integralmente italiana e la Ok. competenza a giudicare di queste controversie è attribuita per legge, è un foro indicato per legge, è del Tribunale di Roma, sezione specializzata in Ok. materia di immigrazione. Quindi è per questo che è il Tribunale di Roma che si è pronunciato, perché nella legge di ratifica del Trattato Italia-Albania abbiamo stabilito che sostanzialmente la competenza territoriale a decidere di queste controversie sia del Tribunale di Roma. E perché in questo caso il Tribunale di Bologna l'ha mandato alla Corte di Giustizia? Ah, Perché non erano quelli ok, del no, Tribunale, non me erano in Albania, lo... banalmente, cioè evidentemente erano ok. questioni che venivano da quel territorio lì. Cioè, a Roma confluiscono tutte le controversie che derivano dai rapporti dei migranti trasferiti in Albania. Però ricordi, noi le procedure accelerate di frontiera non è che le applichiamo solo in Albania. Lei ricorderà che, ad esempio, a Pozzallo, mi scusi, che la giudice apostolico, Sì, quella della manifestazione. esattamente, si era già pronunciata su questo tipo di procedura, quindi su paese sicuro, procedure accelerate di frontiera, e si trattava della Sicilia. Perché noi a Pozzallo, per esempio, abbiamo un centro dove si espletano le procedure accelerate di frontiera. Ma io ci tengo veramente a tornare su questo punto. Le procedure accelerate di frontiera, che sono quelle che prevedono la possibilità di espellere un migrante entro i 28 giorni, qualora sussistano determinate caratteristiche, una di queste che provenga da un paese definito sicuro, è oggetto di una direttiva europea che noi abbiamo trasfuso all'interno del nostro ordinamento Ordinamento. nazionale. Certo. Allora aspettiamo. Ci vorrà tanto tempo secondo No, lei? non credo che ci vorrà tantissimo. Io ho curiosità di vedere Certo, che cosa il c'è decreto sarà scritto in questo già segreto. Il decreto sarà convertito. già, sicuramente il decreto sarà già convertito, ma le dico, il tema non è tanto il tema giuridico, sul quale mi sento, voglio dire, sostanzialmente tranquilla e serena. Poi ci sono i mezzi di impugnazione, c'è cioè il diritto al contraddittorio, l'avvocatura dello Stato porterà le proprie ragioni. Quello che mi stupisce e che dovrebbe preoccupare tutti è che un giudice si permetta di utilizzare queste frasi così gravi, Germania nazista, parlando di stati con cui ci sono dei rapporti internazionali, non solo soldi, ma che non possono essere minimamente messi in discussione, come quelli ad esempio con l'Egitto. Che tra l'altro è un suo paese d'origine. Sì, è anche il mio paese di origine, io sono anche cittadina egiziana, ne sono orgogliosamente cittadina egiziana e italiana, ma guardi, il tema non è tanto questo, mi preoccuperebbe del pari se fosse stato utilizzato nei confronti di un altro stato estero con cui è non solo giusto, ma doveroso conservare rapporti diplomatici che siano adeguati, no? E quindi se un potere dello Stato si permette di utilizzare queste espressioni
quando parla di uno Stato estero, lei capisce, cioè si rispondono da soli, perché non può essere la magistratura che stabilisce quali sono i paesi sicuri? Non può essere la magistratura, uno, perché non ha le informazioni adeguate per poterlo stabilire, due, perché qui si impinge, cioè questo tema impinge anche la politica estera, che non può essere in alcun modo demandata ad un organo che non sia quello preposto, non è la magistratura. Chiarissimo, io la ringrazio molto per la sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Sara Chelani. Chelani di Fratelli d'Italia, con la quale abbiamo parlato di questo decreto, questo è un altro decreto del Tribunale, no, questa richiesta. Sì, è un'ordinanza di rimissione. Un'ordinanza di rimissione, scusi. No, perché i termini sono importanti in questo caso. Grazie, la ringrazio nuovamente. Grazie a lei.